Allora, siamo qui con la mia amica Rachel. Benvenuta Rachel. Hello, welcome. Hello, welcome. Hello. Perché voi non sapete cosa facciamo. Lei parla tutte le lingue del mondo, immagino, non lo so. Però con me parlerà solo americano perché io devo imparare a parlare l'americano. E allora, siccome penso che anche voi non siate tutte così brave con l'americano, mi farò il vostro tramite, sarò il modello insomma, della signora, va bene? Yeah, that's Ok. good, that's good. Bene, allora, welcome. Welcome, welcome to Welcome. your first English lesson. Ok. Lesson number one. Lesson number one. Very good. Ecco, Okay. se lo doveste sentire vuol dire lezione numero uno. Excellent, you got it. So, let's do introductions. Who are you? Who am I? Questions, okay? Yes, ok. So, question number one. What's your name? My name is Alessandra, Alessandra Spisni. Spisni is Spisni. a cognome? Last name. Last name. Your last name is Spisni. Okay. Ask me, what's the question? And your name? What is your name? And what is your name? My name is Rachel, and my last name is Hengsleben. Hensleben. Ooh, that's good. You can Hensleben. speak German? No, I speak anglo-bolognese, but boh, My last vediamo. name is a bit German, but I'm American. Okay. Why? Because my grand great great grandfather came from Germany, but I'm American. American. Okay. Okay. So, I'm American. What's your where are you from? Where are you from? Forse Yeah. vuoi sapere da dove vengo? Exactly. Ah, Where are you from, Alessandra? from Bologna. From Bologna, Bologna. Italy. Ah, yes, okay. Italy is good. Italy is very good. You can eat very good food in Italy. Food, Food, good si food. mangia. Yeah, Yes, very, very very good good food. food. Can you eat good food in Bologna? Food in Bologna, yes. Com'è? Io sono food Bologna. I Io sono food Bologna. am Bolognese food. Io sono. Okay. I am Bolognese food. Why? What is your job? What do you do? What is your job? Are you a teacher? Are you a police officer? Are you a lawyer? What is your A job? lawyer? Avvocato, lawyer. No, no, no. No. No, yes, I a lawyer of Bolognese food. Ah, a lawyer of Bolognese food. Food, yes. Interesting. So, what is your job? Job is your lavoro. What is your lavoro? What is your job? I am a teacher, Alessandra. I am a teacher. You're a teacher. Teacher, sempre Bolognese food. Ah, you're a teacher. So you're a lawyer of Teacher. Bolognese food. You are a teacher of Bolognese food. I am Bolognese food. And you are Bolognese food. Okay. I I am like it. Bolognese I food. like it. Okay. So your name is Alessandra, and you are a lawyer of Bolognese food, a teacher of Bolognese food, and you are Bolognese food. Okay, I like it. Ho So. capito, tu hai capito benissimo, io sono bolognese food, io sono l'avvocato del cibo bolognese, io sono maestra di cibo bolognese e l'altro non mi ricordo più cosa hai detto, ma sono sicura che hai ragione. Yeah, you're right. It's Ok. good. It's good. Okay. So, can you describe yourself, Alessandra Spisni, in three words? Self? Cos'è il selfie? Self? No. Yes, Self? selfie. Selfie you take with a camera, Yes. a picture of yourself. So, Ah, if I take ok. a picture of Self you, è come una fotografia. of yourself, La da te mia. stesso. So Ah. you take a selfie, Se a photo of. capito? Allora, selfie deriva dal fatto che stai facendoti la fotografia. Il self è il risultato del selfie. You got it. Ah, che bellissima Oh, you questa cosa. learned a new word. Ok. Allora, tu vuoi che io faccia il mio selfie? Yes, but in one, two, three words, tre parole. Tre parole.
And if you don't know in Italian, it's okay. If you don't know in English, it's okay. I'll help you. Ok, allora te lo dico in italiano, okay. Così facciamo prima, okay. Va bene, poi tu traduci. Okay. Allora, io sono, chi sono? Io sono Alessandra, io sono, cosa sono? Sono nonna. Ah, grandmother. È la cosa più importante, sì. È la cosa più importante. A good word, grandmother. Tutto il resto è conseguenza, mi basta una parola, sono nonna. Ah, grandmother. Mi basta. That's good. Ok, so how many... One, two. How many grandchildren do you have? I have 3 grandchildren. Oh. But one, the first is, come nipote, zia, di zia. Okay. But so, uguale. Your zia means you're an aunt. Aunt is zia. Aunt is zia, grandmother, nonna. Exactly. E nipote uguale? Nope. It's difficult. So, yeah, from your grandmother, you have grandchildren. Granddaughter, grandson. Yes. So, daughter, figlia. Figlia, son, figlio. Exactly. Granddaughter and grandson are the children of your daughter and your son. Yes. Okay. Grandchildren. Exactly. Granddaughter, grandson. Yes. Grandchildren. Grandchildren. Ecco, da zia, come zia? Okay, so zia is aunt. Aunt, e non è grand aunt, no? No. Grandchildren. It's nephew and niece. Nephew and niece. Yeah. Niece. E questa è Alessia. It's a difficult. Yeah. It's difficult, so, these are difficult to remember. So you have, let's go back. You have grandmother, granddaughter, grandson. Okay. Yes. Granddaughter is Gaia. Grandson, Ulisse. Okay. Tu conosci? Yes, I know Ulisse. Yeah, io lo so. Okay. Molto bene. Okay, so we have a grandmother. In Italian you say? Nonna. Okay. Io sono grandmother. Exactly. Okay. And my grandson, che è mio nipote maschio, è Ulisse. Yes. My granddaughter, che è mia nipote femmina, è Gaia. E anche Alessia, anche se non è proprio... She's your niece. Niece, your niece. Yeah, she's your niece. Beh, per me... You call her granddaughter, è it's uguale. Okay. My grandchildren. Yes. Okay. They're all... They call you grandma, they call you nonna. Yes, I am grandmother, io sono nonna. Okay. Nonona. 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 C'è questo termine? Non c'è? No, we can say granny or... no, we say... I say grandma. It's more like grandma. I call my grandma, Grandma B, Grandma Emmy. Are my grandma. Grandmother, grandma. Il minutivo. Allora, grandmother non si dice grandma. Grandma sarebbe come dire affettuoso, nonna. Yeah, yeah. Non va bene. Non è di più. Ah, ok. Non va bene. Non c'è in America. Ok, I got one name. Non c'è. Super grandmother. Ok, così va bene. Super grandmother. And everyone knows super, right? Super is super. Super is super. Grandmother. Okay. I have no doubt that you are a super grandmother. Quindi, se io super grandmother, I miei super grandi children. I bet they are. Well, I know Ulisse. Ulisse is a super a super kid. So I'm sure he is a super grandson. Va bene. Allora. Okay. So, you have grandchildren, so you must have children. Who are your children? Do you have... Dunque, io ho capito. Mm. Tu hai detto che io ho dei gran... ho i nipoti. Yes. Due nipoti. Mm-hmm. E cosa vuoi sapere? Your children. So, the mother and the father of your grandchildren. Because grandchildren don't magically appear, right? First, you have children... figli, and then you have grandchildren. Ok, tu vuoi sapere com'è che io sono nonna? Sono i figli di mia figlia. So you have a daughter. Yes. This daughter is becoming quite famous like you. Everybody knows your daughter. What is your daughter's name? One daughter. One daughter and one son. Ok, so what is your daughter's name? My son is Renzo. Oh. My daughter, Stefania, ma non vuole dire Stefania, allora Ste. Ste. Ok. Ste. Why Ste?
Ste, perché è Stefania, ma non le piace, e allora dice Ste, like americana. American. She's a bit American. Yeah, she likes it. Yes. Okay. So, you have a daughter, a son, and two grandchildren, and a niece who is like a grandchild. Okay. Yes. This is okay. Your family. È giusto. È la mia famiglia. Mio figlio, mia figlia, e i figli di mia figlia, e anche la mia nipote. Exactly. Esatto. Okay. So, there's your family. So, this is going to be a difficult question. Oh, difficult question. Ma detto difficult question vuol dire che mi fa una domanda difficile, ragazzi. Yeah. Io sono prontissima. Okay, quindi. Difficult question. So, you have all of these people. Who, chi, is your favorite person in the world? Ho, is difficult. No, non c'è. È difficile. No, non c'è. You can't non choose. Non c'è. That's fair enough. That's fair. Allora, lei mi ha chiesto qual è la mia persona preferita, giusto? Yes. Nel mondo? Yeah. Yeah. Non c'è. Non c'è. Io amo tutti, non tutti uguali, ma non ce n'è uno più di tutti gli altri. It's difficult. No, no, proprio non c'è. Sono sicura che non c'è. Sono tanti che amo più di tutti gli altri. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So, can you ask me some questions? Yes. Io la mia mio question, cioè lei mi chiede se io voglio sapere delle cose di lei e io penso che lei ha voluto sapere tutto di me se, e credo che voi vogliate sapere di lei. Qual è il tuo lavoro? Tu cosa fai, Rachel? Ok, so you can say, what is your job? What Maybe. Is your job? Exactly. Questo quando vuoi sapere cosa fa uno, gli chiedi what is your job? Exactly. Okay? My job, I am a teacher. Ah, sai cosa sto pensando? Vabbè, I am a teacher, lei mi sta dicendo che è un insegnante, yeah. Come me, solo che io insegno la cucina, lei insegnerà l'americano, immagino. Yes. Sto pensando, job, sapete ragazzi, ricordatevelo a mente, è facilissimo perché abbiamo avuto anche noi il nostro job act, i job, che vuol dire lavoro, giusto? Yeah. Yeah. E act cosa voleva dire? Job bot. Boh, vabbè, no. Allora maybe, ce lo siamo inventati. I don't know, maybe come. Like robot. Job bot, something like robot? Comunque, I don't know. Job is lavoro. Yep. Okay. Another way you can say, un altro modo, is what do you do? What do you do? Cosa fai? Cosa? Why? Because your job is your life in America. Allora, ho capito. What do you do vuol dire sempre cosa fai? Yeah. Ma job è specifico che lavoro fai, giusto? Exactly. Quindi, quando io dico what do you do, tu potresti anche dirmi sto bevendo. No, no? That's for the next lesson. A un'altra lezione, va bene, allora per oggi non leggiamo. No. Va bene, allora facciamo così, non beviamo, però è stato divertente, mi sono passata dei bei 10-15 minuti e qualcosa ho imparato. What did you learn? Cosa hai imparato? Ho imparato job. Mm-hmm. Ho imparato grandmother, super grandmother, ho imparato quando si vuole sapere com'era, what's your job? Yeah. Poi non me le ricordo più, ma sono sicura che io poi me lo ricorderò, e se non me lo ricorderò... Like when you're cooking, your grandson, your granddaughter. Sì, grandson, granddaughter, è un gran davanti ai nomi, ecco, exactly. Sta per dire questo. Comunque, cosa vuol dire? Vuol dire che se io non mi ricorderò qualcosa, andrò a cercare il nostro podcast e sentirò, farò il ripasso. You review, before our next lesson, prima della prossima lezione, you need to review and do your homework. Homework is to listen again to our podcast. Ok, allora, anche voi fate la stessa cosa. Se non vi ricordate qualcosa, andate a sentire il nostro podcast. Podcast, lei lo dice podcast perché è americana, io dico podcast perché gli altri li sanno fare tutti. Però va bene, e ragazzi così vi siete resi conto che non è mai troppo tardi, lo diceva anche il maestro Manzi.